Luciano, ci senti? Sì, io mi sento. Oh, benissimo, buonasera. Buonasera Luciano Malatesta. Sentiamo Paolo? Paolo, ci sei? Fabio, sento malissimo, cioè è una cosa proprio... Non è colpa nostra. Noi ti sentiamo benissimo. Non è colpa nostra, hai dei problemi tu, quindi non so quale... Non ho problemi, casomai hai problemi. Darti la parola a rievocare alcuni episodi purtroppo drammatici della tua vita, ma direi anche della vita di questo paese, perché il caso... del mostro di Firenze è un caso tragico, un caso che diciamo continua ad avere anche molto seguito, molto, ci sono sai un sacco di appassionati che continuano a seguirlo. Comunque tu sei il fratello di Milva Malatesta ricordiamo trovò una morte atroce. Ecco, vogliamo ricordare sia quanti anni avevi all'epoca tu? Allora, io avevo 26 anni, un giovane. Già un giovane. Però cioè, è un. Ora sapendo quello che sto adesso, è tutta un'altra affare. Tutta un'altra affare. Il momento lì fu uno shock terribile, e non ci potevamo nemmeno immaginare tutto lo scenario. Quello che poi dopo è venuto fuori, abbiamo capito faticosamente, con tanto dolore. Allora, era la notte tra il 19 e il 20 agosto 1993, Milva viene trovata carbonizzata all'interno di una Fiat Panda in una scarpata... Sì. Prego, una scarpata Poneta di Barberino Valdelsa. All'interno c'era anche il figlioletto Mirko di soli 3 anni. Accusato del delitto inizialmente era stato il marito Francesco Rubino, che venne arrestato poi assolto nel 1995 per non aver commesso il fatto. Allora, all'epoca che cosa si diceva, ovviamente dopo il dolore, dopo chiaramente lo smarrimento di un evento luttuoso che poi non era l'unico, allora, no, per la tua famiglia? Allora i rapporti tra Milva e suo marito erano burrascosi, quindi immediatamente fu gettato i sospetti sul marito. E perché c'erano stati continui litigi, erano rapporti burrascosi, quindi sembrava naturale che potesse essere stato lui. E in un primo momento anch'io ero convinto che fosse stato lui anche, e vedevo la procura seguiva questo indirizzo. Ecco, altri scenari, altre cose che noi avevamo, che sembravano totalmente scollegate, totalmente lontani, ecco, cioè sembravano tutte altre cose scollegate rispetto alla vicenda di Milva con suo marito, ecco. E la procura ha seguito questo indirizzo per tanto tempo. Ecco, anch'io sono stato convinto che suo marito fosse stato avesse compiuto questo omicidio. Ecco, non ho capito bene, anche lì sembravano delle modalità fantasiose, sembravano incredibili come l'avesse potuto fare, però sembrava che ci fosse altro che lui che potesse fare una cosa del genere. E Questo è stato fatto. Poi dopo è stato assolto, niente, e quindi si è aperto tutto un altro scenario, ecco. E quindi io ho dovuto anche con fatica, con cosa, anche cercare di capire, risalendo la corrente anche della nostra vita, cosa ci potesse essere dentro la nostra vicenda che ci avesse portato alla morte di Milva. Ecco, ora io vi sto parlando con quello che sono adesso, ecco. Lì nel momento c'era un tal groviglio di vicende, un tal groviglio di tanta tensione, i giornali ci additavano di qualsiasi cosa, sentivamo una pressione addosso a noi, era veramente anche difficile proprio ragionare. Ecco, quando fu assolto il marito di Milva nel 96, io ci fu proprio un episodio che io ero veramente sconvolto, ma come l'hanno assolto? Forse ci sono rimasto veramente male. Quindi andai, io ero a lavorare a 2 passi dalla procura di Firenze. Ecco. Parliamo di questo episodio qui, perché poi ce ne sono molti altri. Allora, era la parola dell'altra parte della procura di Firenze, quindi chiesi udienza in procura, perché volevo che se ne occupasse, volevo capire, insomma, volevo se ne occupasse Anissa, ecco, io di questa, della vicenda di Milva, perché lo vedevo come un ministero incisivo, molto in gamba, ecco.
Allora telefonai in procura e mi accolsero, insomma, mi ricevettero subito, no? In quel momento, cioè, e lì, quando arrivai in procura, mi intercettò Vigna, che a quel tempo era procuratore capo di Firenze, no? Mi fece entrare nel suo ufficio e io, mentre ero lì, ora, credo possiamo parlare di questo, Fabio, no? Di questo sì, sì, perché poi da quello ci agganciamo poi al periodo precedente. Diciamo, ecco, perché ci sono tanti altri fatti, ecco, cioè ora si arriva a un punto, si deve fare diversi collegamenti. Io, quando fui accolto dall'ufficio di Vigna, lui mi disse di aspetta che adesso arriva anche la lista. Io lì, mentre ero lì che lo aspettavo, mi divigna che mi guardava di profilo, no? E non ho quella maniera di stringere i denti, quella maniera di fumare, immediatamente mi venne forte proprio la sensazione, cioè, proprio che lui conoscesse una mia zia, no? Cioè, ora dopo ne parleremo di questo fatto. E gli dissi proprio di intero, dicendo, ma lei conosce la mia zia? Dice, lei conosce la Maria? E lui mi guardò e mi fece un versaccio, un buon dito, zitto. Ci rimasi basito, ma che cazzo vuol dire? Poi dopo non ebbi tempo di ragionare, perché immediatamente entrò Canessa, immediatamente dalla porta, il suo bussò, entrò Canessa, cominciamo a parlare, insomma, della nostra vicenda familiare, di Milva, no? Insomma, ci fu una chiacchierata abbastanza semplice. Io dopo, quando riuscì fuori, ci ripensavo a questo fatto. Ma perché mi ha detto in questa maniera? Ma forse si vergogna di conoscere noi, perché siamo una famiglia che ci avvisano di aver fatto chissà quale male, chissà quale cosa. E invece ho capito, invece, a distanza di tempo, ricollegando tutto, quello era come tu hai detto, di più si parla, di questa cosa non si parla. Capito? Ora qui si sta arrivando a un punto e bisogna collegarsi con tante cose del passato. Ecco perché ora io sto parlando con tutto quello che sono riuscito a collegare attraverso la mia vicenda familiare, con quello che so adesso, capito? Con quello che è venuto fuori dalle indagini, con tante cose che ho messo in te, capito? Ho ricollegato tanti aspetti della nostra vicenda. Ora siamo arrivati qui perché qui, ecco, questo è un punto nodale che abbiamo parlato che abbiamo parlato tra noi, uno degli episodi mi hanno fatto capire, insomma, che non c'era soltanto le chiacchiere, si ricollegava, non c'era soltanto le chiacchiere di Milva, non c'era soltanto le chiacchiere di mia madre, non c'era soltanto anche i discorsi di mio padre, capito? C'era, e poi dopo l'ho scoperto anche andando a cercare negli altri familiari, insomma, c'è uno scenario molto sconvolgente, veramente. Io abbiamo fatto una registrazione, poi vi ho spiegato tante cose, e spero di riuscire anche a trasmettere stasera tutti i particolari della nostra vicenda, che è veramente profonda e sconvolgente. Vogliamo, no, per capire bene la situazione, perché tu dici che la tua famiglia, alcuni componenti della tua famiglia, intanto era coinvolta in un giro di che tipo? Perché tu ci hai parlato quando ci siamo incontrati prima dell'evento che abbiamo fatto a giugno, prima dell'evento, allora, ti abbiamo incontrato, allora, ci hai parlato di messe nere. Io vi ho cercato giustamente, perché io ho visto il lavoro che ha fatto Franceschetti in quest'anno, il suo moto di Firenze, che l'ho trovato estremamente puntuale, preciso, e mi ha fatto capire tantissime cose anche nella nostra vicenda. Perché nella nostra vicenda io ho fatto un lavoro attraverso la prospettiva della nostra famiglia, però mi mancavano dei testi. E se adesso vi spiegherò, mi mancavano proprio dei testi. Com'era possibile certe cose? Era l'infedelità proprio. Com'è possibile fare una cosa del genere? Non è possibile fare un'altra cosa? E invece attraverso il lavoro di Franceschetti ho detto, cavolo, qui torna tutto. Ecco qual era lo scenario. Capito? Io per la prospettiva dal basso, e avendo quest'altra prospettiva dall'alto, sono riuscito a rimettere tutto insieme. Vi spiego. Allora, mio padre mi ha fatto un discorso ben preciso. Allora, nell'80, mio padre fu trovato morto il 23 agosto dell'80. 20 giorni prima, mia madre si portò via da dove stava mio padre, da dove stavamo, in via Artigiana, alla Tambura. E mio padre mi chiappò da una parte e mi disse, Luciano, non andare via felice. Dice, ma perché? Dice, ma tanto qui litigate sempre, questi rapporti sono burrascosi, non possiamo vivere così. Mi disse, mi disse, guarda, no, perché c'è una banda, dice, c'è una banda d'assassini.
c'è una banda di assassini, ma chi sono? E dice, guarda, c'è della gente potente, c'è un magistrato, c'è un professore università, c'è un avvocato, c'è un farmacista, ci sono i carabinieri di San Casciano, mi disse. Dice, ma come carabinieri di San Casciano? Così c'è i carabinieri di San Casciano, c'è anche uno scrittore. E disse, dice, e ci sono i suoi figli. Come i suoi figli? Stella Maria e lo zio Antonio. Partami, come? Dice, ma che c'è? Anche lo zio Bruno e lo zio Cino gli diesi io. Cioè, no, dice, loro non sanno nulla. Anzi, lo zio Cino era morto ad agosto, era morto, no, qui eravamo a dicembre, lo zio Cino era morto il 6 agosto, ufficialmente di tumore. Ok? Dice, guarda, hanno già ammazzato lo zio Cino, gli disse, e adesso vogliono ammazzare me e ammazzeranno anche lo zio Bruno. Ma io rimasi così, e dopo la mamma mi portò via, rimasi a bocca aperta, ma che discorso è questo? Come la mia mamma ha parlato, no? Del genere, no? Era sconvolgente, era veramente un discorso sconvolgente. E noi andammo lì ad avvicare, come erano fuori dalle indagini, sapete, non so, non so dire tutti i particolari, lì accanto alla casa dell'Indovino, capito? Allora, questo discorso qui si ricollega con altri discorsi che poi dopo mi fece anche il padre. Allora, come aveva preso agito mio padre, il 20 agosto, ufficialmente, anche il salto mio zio Bruno, morì di tumore, ufficialmente, ok? Morì di tumore. Poi niente, la vita è andata avanti, io insomma ho lavorato, insomma, non c'è una vita quotidiana, e questi sono momenti sconvolgenti, però dopo c'è una vita quotidiana da affrontare. Non è... Ora io ho messo tutto insieme, però dice, ma come mai non ha messo insieme, come mai non ha collegato... Non puoi pensare a uno scenario così, non puoi, è veramente sconvolgente. Come fai a pensare che si possano avere gli zii, far ripassare nell'ospedale? Qualche uno se ne sarebbe accorto, no? Insomma, io vivevo tranquillo. Insomma, siamo andati avanti e la mia mamma, insomma, ci faceva questo discorso qui, me l'ha fatto diverse volte. Mi ha detto, guarda, la Tuzia Maria ha avvelenato anche tutti, sì. Ma fatto. Ma dicevo, no, perché Armina non fanno nulla, dicevo, ma perché Armina, chiaro, mi sembrava incredibile. Poi sai, credere soltanto alle parole di mia madre, era allora mia madre, insomma, una persona povera nonna, era di pochi mesi, non aveva una grande intelligenza, quindi io non gli davo tanto, non la vedevo adatta, non l'avevo all'altezza ad affrontare una vita di relazione tutti i giorni normale, quindi io mi sembrava quasi dei paneggiamenti, era uno scenario troppo difficile, troppo sconvolgente. E questi discorsi qui, dopo nel tempo, l'ha rifatta anche prima, capito? Prima di morire. E io ero assolutamente basito, ma com'è possibile fare una cosa del genere? Com'è possibile fare una cosa del genere? E dice, ma come, qualche pure se ne sarà accorto, la procura, i carabinieri, qualche pure l'ha fatto qualcosa. Niente, negli anni c'è stato un silenzio. Ma tu sapevi che, scusami, tu sapevi che tua sorella frequentava questi ambienti, nel senso che cosa faceva Milva? Allora, cioè quando noi tornavamo nel Casuggiato, accanto all'Indovino, ok? Accanto a quello che stava Filippo Nicoletti all'Indovino, noi eravamo dall'altra parte del Casuggiato, no? E loro frequentavano l'Indovino e la Filippa, no? Io non li ho mai frequentati, perché a me quell'Indovino sinceramente mi faceva paura, era un personaggio inquietante. Sapevo era stato in galera, sapevo che faceva il magnaccio e faceva la prostituzione alla Filippa, la picchiava ogni tanto, io me ne teneva la raga, perché era una persona veramente inquietante, bastava guardarlo in faccia che metteva paura dell'uomo. Io non so, io sapevo era un magnaccio e che picchiava regolarmente la Filippa, quindi io andavo al lavoro, cercavo proprio di tenermi alla larga. Però la Milva con la mamma e anche il suo marito di quel tempo, questo Vincenzo Limonci, hanno frequentavano abitualmente il teatro. Io non so nemmeno cosa architettassero, cosa andassero a fare, capito? Non è che me lo raccontassero, mi andassero a fare. Nel tempo dopo, cioè, quelle presentazioni sono state presentazioni delle terre, di che addizioni sono state sicuramente la visita. Ecco, è venuto fuori di tutto da quella cosa. Infatti anche la procura mi diceva, dice, ma te l'indovino, ma io sono niente, io lo vedevo e me ne teneva alla larga, perché sinceramente vi dico, guarda, anche soltanto l'aspetto era veramente inquietante, era un personaggio che era veramente un brutto cesso, secondo me era una cosa da tenersi alla larga assolutamente. Allora, andando avanti, dopo noi siamo venuti a Milano, siamo tornati
a Poggibonsi, da queste parti, qui in provincia di Siena. Quindi da quell'ambiente lì noi ci siamo allontanati. Ecco. Soltanto dopo, quando è venuto fuori questa indagine del mostro, insomma, siamo stati richiamati, ci hanno richiesto delle presentazioni dell'indovino, ci hanno richiesto della morte di mio padre, ecco. Però, allora, vi assicuro che ricollegare tutto, voler credere a uno scenario così, dove tutti i tuoi familiari siano, abbiano avuto un ruolo in questa maniera, o addirittura, è sconvolgente, è veramente sconvolgente. E mettere i testi tutti insieme è stato veramente complicato. Ma Milva sarebbe stata eliminata perché voleva parlare? Io sì, a questo punto ne so sì. Ma lei partecipava a dei riti? Che cosa faceva Milva? Allora, ha detto Milva, soprattutto a mia sorella Laura, che io preferirei tenere fuori con la povera ragazza, perché lei non ha la forza emotiva. Neanche io alle volte mi sento ad avere la forza emotiva di affrontare tutta questa storia, però mi sento in dovere di dare voce a tutti i miei parenti, poverino. Ha soprattutto parlato con Laura di questi, che lei ha partecipato a delle messe nere, a dei riti, a delle orge, dove avvenivano delle orge, dove venivano fatti dei rituali satanistici, che bevevano da una coppa, bevevano il sangue. E a queste messe nere, a questi riti, partecipavano persone importanti di Firenze, capito? E lei proprio mi ha fatto dei nomi, lei insomma ci ha fatto dei nomi importanti, ci ha detto che a questi riti partecipava il procuratore nazionale antimafia, insomma quello è diventato il procuratore nazionale antimafia, che tempo era procuratore, era un giudice di Firenze, Pierluigi Riva, che partecipava insieme ai nostri parenti, insieme a Calamandrei e un altro personaggio. Un altro, ora io non so se è il caso di fare il nome, è uno che ci ha fatto le scuole insieme. A me. Vabbè, tanto ho capito chi è, ma tanto non lo conosce nessuno, cioè non è un nome noto, diciamo, no? Ecco, cioè, mi disse, guarda, io allora mi disse, lei mi disse chiaramente che lì dentro, cioè, lì dentro, in questa vicenda qui c'era il procuratore nazionale antimafia, c'era, ora scusi, io sto andando oltre, c'era il giudice Vigna, c'era Pierluigi Vigna, c'era Calamandrei, cioè, sembravano tutte cose scollegate. Invece dopo ho capito che aveva detto delle cose importanti, mi ha detto delle cose pesanti che sicuramente gli sono costate la vita a questa figliola, capito? Perché sapere, aver partecipato a un'opera del genere, sai che c'è un personaggio come Vigna che fa delle cose del genere, non credo che sia una cosa che tu possa andare a perché io non è tanto sicuro sapere certe cose compromettenti di persone così importanti. E tu Vigna lo avevi visto da bambino? Quando l'avevi visto Vigna a casa di questa zia? Allora io ci ho pensato tanto, perché allora quando ebbe quell'incontro nel 96 che gli disse ma lei non ce la metteva lì, allora io ho detto forza mettere, ma io allora per avere una sensazione così forte che lo metto insieme alla messia vuol dire che l'ho visto dalla messia, perché io per un periodo l'ho visto dalla messia e vedevo che lei si incontravano delle persone importanti che sono passate anche dal processo, no? Allora io mi sono detto, ma allora io l'ho visto insieme, ci ho pensato tanto, allora lei mi portava a Firenze, lei conosceva molte ricerche a Firenze, e sono sicuro che uno di questi viaggi a Firenze, siamo andati a Firenze, lei si è incontrata con lui, e addirittura io credo, cioè mi sento sufficientemente sicuro che in quei giorni lì che io stavo da lei è venuto anche lì a trovarla, perché mi conosco troppo, cioè quella maniera di quella maniera di profilo, quella maniera di stringere i denti, quella maniera di fumare era troppo familiare, e l'ho pinata subito alla Maria, mi spiace per avere una sensazione così forte per averli visti insieme, perché io proprio sono sicuro che è venuto in quei giorni lì. Lei aveva tutto un turbinio di persone che sono passati dal processo, veniva a trovarle l'appuntato di Sant'Asciano, che è stato accusato anche di quel processo, il toscano, veniva quello con le sopracciglia, quelle forti, quello rappresentante si chiama Spaggi, poi venivano altre persone, non era ben individuato, uno mi disse che era un carabiniere, veniva un borghese, dice guarda questo non è un borghese ma un carabiniere. Cioè, e veniva tutta una serie di persone e poi sono passate dal processo, ecco questo che posso dire di questa sensazione. E poi c'è anche
tuo padre che è stato ucciso. Ah sì, mio padre fu, esatto. Come, allora, mio padre è stato ucciso, è stato trovato ufficialmente impiccato, però anche lì è una vicenda tutta da accosare. Cioè, noi siamo andati, allora, nel 2006, io allora io avevo questi parenti che non mi tenevano alla larga, no? Cioè, allora io avevo tutta questa vicenda qui. E questi altri parenti, la zia Maria, la zia Antonio, mi tenevano alla larga, non capivo perché mi tenevano alla larga. Nel 2006 ci fu, per una piccola questione d'eredità, questo zia Antonio mi ravvicinò, perché voleva, praticamente era morta sua moglie, e voleva che io, praticamente voleva fare queste pratiche della divisione dell'eredità. Ma in pratica lui voleva che non si rinunciasse all'eredità della zia, ecco, infatti, che non avevano figli, e basta, sempre per i soldi. Ma allora io ho iniziato a farla a balzo, e quindi lo stuzzicai con delle domande. Gli dissi: ma scusa, mi dite una cosa, ma della vicenda di Papo? Dice: ma te, che hai combinato la cosa? E lui mi fece un ghigno e mi fece aprire il tavolo. Ma questo mi sta nascondendo. Allora è vero, il discorso mi ha fatto la mamma. Allora dice: è vero. Allora io presi e andai anche dal distante della Sia Maria. Non sono andato direttamente dalla Maria, perché era questa, io ho capito, una persona molto scalza. Se ha fatto tutto quello che ha fatto, non è che cade in trappola, si fa ingannare da due discorsi. Allora, e sono andato da suo fratello, lo zio Piero, che adesso è morto tra l'altro. Lo zio Piero, che è stato tra l'altro padrino della mia rete. Sono andato da lui e ho cominciato a soffiarlo su questa vicenda. Mi dice: ma che stai? Della Sia Maria, del babbo, degli zii. Come è andata a passare? E si è aperto il vaso di Pandora. Quest'uomo che io consideravo una persona positiva, io credevo fosse una persona buona, che era stata la mia carriera, mi si è rivelato tutto un altro aspetto. Ma ha cominciato a dire: stai attento, che c'è un boia pronto anche per te. Come un boia pronto anche per te? Ti fanno fare la fine di quella altra di meno, ti fanno fare la fine della sua sorella, ti fanno fare la fine di suo marito che è morto in carcere, perché il marito di Milda, quello che si presentava all'indovino, che era lì con noi, quello è caseggiato nell'80, è stato trovato impiccato in galera il giorno prima di uscire, con i piedi poggiati per terra, sempre con questa modalità dei piedi che fregano per terra, il giorno prima di uscire di galera, anche lui. E che lui era ha presentato l'indovino e sicuramente è venuto a contatto con le stesse cose che diceva Milda, capito? Allora di lì mi si è detto un coso, ma scusa, ma allora ma come? E chi viene a ammazzarmi? Gli ho detto. Cioè, prima non mi notava, no? Si andava avanti. E lui mi ha detto, allora dice, ha cominciato a dire, andando avanti, che dice, tanto per i suoi sì, non porta nulla. Per i suoi sì ci sono due cartelle limiti, ineccepibili. Nessuno può fare niente. Ma allora è vera questa storia. Dice, tanto che non ne devi parlare, perché se no ti afferrai una condanna ai 10 anni per calunnia. Porca puttana. Cioè, io uscivo di lì, e poi andando avanti, parlava, mi si rivelò per la persona totalmente diversa da quello che conosceva. Cominciò a dirmi che era stata a trovare gli zii quando stavano in ospedale, che avevano avuto la crisi dell'ospedale, e rideva, che li vedeva che ansimava, e se stavano lì ansimando con la maschera d'ossigeno, stavano, ma questo è un mostro, di porca puttana, ma questo non mi sarebbe il vaso di Pandora, ma questi sono tutti di cose, porca troia. Allora è come la sua sorella, come la zia Maria, anche lui, porca troia, mi sembra una figura positiva. Io sono uscito di lì, ero sconvolto, porca puttana, allora ammazzano anche me, non ce la faccio arrivare in procura, questa persona non la vedrà nessuno, e mi riceverai in procura a Firenze, l'istituzione, arrivare a Canessa, era proprio... Io vomitavo tutti i giorni, stavo malissimo, cavolo, me l'hanno detto tutti, me l'ha detto mia madre, mio padre, me l'ha detto mia madre, me l'ha detto la sorella, non gli ho creduto, porca troia. E adesso anch'io rischio di non poterla raccontare questa storia, mi fanno fuori prima arrivo in procura. Io veramente mi ci stavo in procura, arrivai da Canessa, c'era in quel frattempo si occupava delle indagini di Calamandrei, sul processo Calamandrei, Canessa e Crini. E mi andai lì disperato, il dottore, guarda, questi sono tutti degli assassini a casa mia. Io mi dispiace, prima non avevo capito, gli dissi. Veramente mi dispiace, io poi mi faccio il cuore a me, ci faccio il cuore tutti. E lui veramente lì fu molto bravo, veramente, con quella è stata veramente una brava persona, come che veramente mi ha dato tanto,
tanto sostegno, mi ha detto no Luciano, stai tranquillo, nessuno ti farà nulla, va. Ma mi ha aiutato veramente tanto, perché in quel momento ero veramente in difficoltà, e adesso sono veramente andato in crisi personale, e veramente avevo veramente paura, mi facevo fuori anche a me, capito? E tutta questa storia mi era stata raccontata tutta la vita, a cui io non avevo dato credito, non avevo... Veramente avevo sottovalutato quello che mi dicevano la mia mamma, mi diceva la mia sorella. Quindi ti posso... ora sentiremo anche Paolo, ma... quindi in sostanza c'era un gruppo di persone, tra cui dei tuoi familiari, questi zii che poi sono zii acquisiti, giusto? Di fatto? Esatto, sono zii acquisiti. Allora, che cosa, questi zii quindi secondo te commissionavano i delitti o li commettevano anche? Allora io da quello che ho capito, per la loro vicenda, la Maria ha un ruolo molto importante all'interno di quel gruppo lì, perché lei mi ha raccontato dei fatti quando ero da lei, se ne vantava, e poi ho capito che hanno avuto un ruolo importante in quella storia lì, insomma, anche con i magistrati hanno dato un certo rilievo. A me mi sembrava un coso quasi di colore. Mi raccontò che lei, allora ci conta una cosa, e lei mi raccontò che lei nel 70 lei era governante a casa di Valtezzara aveva una casa nel centro di Firenze negli 70, e lei era al servitù, era la governante di Valtezzari, e dice, mi raccontava Valtezzari aveva delle donne, aveva qui, faceva festini, faceva, insomma, a un certo punto gli fu trovato la droga, uno scandalo. Io sono andato anche a vedere, questo fu uno scandalo enorme, io ero piccolino, non era a conoscenza, sono andato con le ricerche alle notizie, gli fu trovato la droga in un cassetto di comodino. E mi disse la zia, guarda, mi fu trovata la droga di comodino, e la polizia mi interrogò, mi accusò a me di averla messa, io ne so nulla, che vuoi sappia. Però, dalla sua espressione, fece una specie di sorrisetto. Io la visitatore diceva, come sarei detto, allora ce l'ha messa lei. Allora era vero, ce l'aveva messa lei la droga. Questo fa da cornice a uno scandalo importante dell'Italia negli anni 70. Questo fa parte... In quel momento non lo so che cosa è quello, però insomma, gli stati dessero tanta importanza a questo fatto. Una cosa per me sembrava una vanteria, così quasi una sofferenza. Quanto invece lo zio Antonio, lui che è direttamente collegato alla morte di mio papà, perché vi spiego. Allora, quando dopo siamo fatti il campo investigativo, io l'ho fatto un po' parlare, Luciano, scusi, se puoi parlare più lentamente, perché perdiamo delle parole, se no. Sì, scusatemi, quando ho fatto... No, immagino che c'è anche un trasporto emotivo... Questo c'è Antonio. Quando io, poi dopo facemmo un'attività investigativa nel 2006, venne fuori che praticamente aveva parlato... Allora, picchiava mio padre, già prima che morisse. E l'ha brutalizzato diverse volte, lo picchiava insieme ad altri, ecco, mi hanno detto. E poi... è stato, allora lui la sera prima, lui viveva in quegli anni lì con altri miei zii, no? Viveva nella solita casa. Allora lui ha parlato della morte di mio padre la sera prima che venisse ufficialmente ritrovato. Allora il filmato è stato ritrovato il 23 di dicembre, la mattina del 23, ufficialmente, capito? È stato ritrovato la mattina del 23 dicembre da chi? Da lui. Da questo Antonio Andriaccio. In che anno siamo? In che anno? Prego? In che anno siamo? 80. La sera prima ne ha parlato con quest'altro miei zii. Renato è morto. Come faceva a saperlo la sera prima che era morto? Ma secondo te questi zii come facevano ad aver... tessuto questi rapporti così importanti con personaggi così importanti? Allora io della Maria non so come ha fatto a introdursi in questo ambito, in questo giro qui. Dello zio Antonio lo so, perché la mamma gli ha detto, ma gli ho fatto delle domande alla mamma, allora mirate, ho detto, guarda mamma, spiegami per bene come è andata. Cioè, allora lo zio Antonio praticamente ha conosciuto la Maria alla mia comunione e l'ha tirato dentro. Era tirato dentro questo gruppo di persone. E io ho dei sospetti, ho dei sospetti, vabbè, ora dopo ve li spiego, ho dei sospetti molto fondati, secondo me,
che abbia avuto anche un ruolo in prima come primo attore in certi delitti. Io ora vi spiego perché. Questi sono dubbi con credito ai magistrati, però sembrano cose che diventano non probabili, insomma, va bene. Allora vi spiego. Allora, mio padre mi ha sempre detto, a mia madre, che aveva lasciato una cassetta dove praticamente accusava i miei zii. Allora, questa cassetta, mi ha detto mia madre, guarda, questa cassetta fu ritrovata da un carabiniere che non era implicato in questo gruppo qui, e fu avviata un'indagine. Anche questo, insomma, faceva parte di uno scenario. Infatti, mi dice, ma com'è possibile una cosa del genere? Come mai non è mai venuta fuori? Allora, mi dice, guarda, io sono stata interrogata e mi hanno fatto ascoltare questa cassetta. Cioè, che diceva la cassetta? Ma praticamente, cioè, questa cassetta diceva che si sentiva dei rumori. E mio padre, che accusava la Maria e Antonio di volerli uccidere, ok? E dice, ma chi te l'ha fatta ascoltare questa cassetta? Dice, guarda, questa cassetta me l'ha fatta ascoltare una sera mia, mi portarono un procuro, me l'ha fatta ascoltare il giudice. Io questa cassetta non so, ma mi ha detto, guarda, poi dopo questa cassetta mi fece vedere la Maria che ce l'aveva a mano lei. Sembrava tutte cose assolutamente fuori dal mondo, però insomma, con quello che ho ricollegato ora, diventa quasi uno scenario, diventa quasi uno scenario, insomma, molto attendibile. Perché poi, allora, dal punto di vista anche del versante dell'Andreaccio, un altro mio zio mi disse, guarda, che il tuo zio fu interrogato nell'82 diverse volte da carabinieri, fu interrogato, addirittura un giorno lo tennero un giorno intero in procura in merito alla morte di tuo babbo, mi disse. Capito? Lui era così spaventato che venne da me e mi disse, oh, se ti interrogano a te tu non devi dire nulla, è divinato, capito? Che lo minacciò, capito? Perché questa idea c'è anche il tuo faccio, tra l'altro. Allora, tu, tra l'altro, l'hai detto, ora faccio commentare a Paolo queste cose che hai detto. Tu queste cose, ricordiamo che le hai dette poi al procuratore, l'hai detta a Mignini, alla procura di Perugia? L'ho detta alla procura di Firenze, alla procura di Perugia, lo stanno da anni. Allora, sono andati a cercare, allora non abbiamo trovato niente. Perché la mamma me l'ha sempre detto, cioè, c'era dei ricordi ben precisi, ma lei me l'ha detto 40 anni fa, ha detto, guarda, non è stata anche la polizia, mi disse, che era stata un tot di giorni in galera. Dice, io l'ho visto la magistrata a Firenze, dice, però non si è trovato né una traccia di questo arresto, né una traccia di questa indagine, niente, non abbiamo trovato niente. È sparito tutto. E invece sia la mia mamma che mia sorella mi hanno parlato in maniera netta di questi fatti, questi indagini. Io non gli avevo dato peso, dice, ma come? Cose così gravi e non è venuto fuori niente dai giornali, non è venuto fuori, non c'è una traccia, possibile che sia sparito tutto così? Ora, sinceramente, vedendo quello che è stata l'implicazione di questa vicenda, mi dispiace, credo veramente avessero avuto ragione. Allora, tu esatto, le hai dette appunto a Firenze, le hai dette a Perugia, le hai dette davanti alla commissione Forteto la commissione Forteto, erano tutti sconvolti, mi dicevano, ma come, ma lo sa lei cosa ha voluto dire il giudice Migna per Firenze? Scusi, ma lei pensa che io vengo qui a dirle una cosa di genere così al cuor leggero? Mi tremano tutti di questo parlare, ma io ho capito, io sono il primo, sono stato incredulo e mi sento tanto in colpa come familiari, li ho persi tutti. E questi zii, quelli che tu dici sono coinvolti, sono ancora vivi? Sì, sono tutti i tuoi figli. Ma l'ho rivista anche tempo fa, perché lei va sempre va al cimitero, perché i miei zii, mio padre, sono tutti zii lì. Lei riempie la tomba di fiori, fa recita la parte della vedova addolorata. Tra l'altro, ecco, ora questa è una cosa anche Francesco, gli ho detto a Paolo, guarda, io le poche volte vado al cimitero, non ci vado perché non incontro a lei, ecco, per incontrare questa Maria, perché lei è sempre lì, più recita la parte della cosa, quindi i fiori. Ancora sono sempre una... sono a un'età avanzata, però sì, cioè, del 32, sì, quindi ha 86 anni. Però l'espressione è sempre la solita. Mentre l'altro zio è morto?
No, è sparito, è sparito. Lui è andato, è scappato, perché allora quando ci fu questa indagine lui ricevette un avviso di garanzia per il fatto che aveva parlato la sera prima, c'era delle testimonianze precise che lo inchiodavano a per la morte del mio babbo, e lui insomma fu, ricevette un avviso di garanzia, insomma lui dopo un po', insomma, a parte che dopo è stato archiviato tutto, è finito tutto, però lui è scappato, lui è andato in Romania, so che è andato in Romania, non ne so più nulla, ecco, non è che mi manca. Allora io mi ricollego a Maria, quando vado al cimitero io proprio non ci vado quasi mai, perché lei è sempre lì, capito? E una delle ultime volte, che ci sono andato, lei ha cercato di avvicinarmi, però io ora ho un'altra coscienza, direi, gli dissi di stare alla larga. Dice, come si sta alla larga, gli dissi, perché te lo sai perché io non voglio avere rapporti con te, vai via, gli dissi. E lei insomma, ecco, io non ci vado in cimitero per quello, per non incontrare lei, perché so che lei è sempre lì. Sulla tomba di mio padre e di mia sorella ci sarà sempre una rosina rossa, tutte le volte che vado lì piglio e la butto via. La cosa rossa, una rosa rossa. Allora sentiamo Paolo, che ovviamente già conosceva questo racconto. Non so su che cosa si vuole fermare. Paolo, scusami Fabio. Sì, allora, dimmi. Scusami Fabio. Vabbè, allora qui io spero di essere stato chiaro, di avervi dato una. Io avevo con voi fatto una registrazione, cercato di essere più chiaro possibile. Spero di aver veramente reso l'idea dello scenario che abbiamo avuto intorno a noi, capito? Poi ci sono tanti fatti che mi è toccato parlare, ora di questo, ora di quell'altro, però insomma ha tutta una conseguenza logica. Spero di essere stato il più chiaro possibile. No, diciamo che sarebbe la conferma che dietro questi delitti non c'era una persona sola, ma un gruppo di persone che c'era collegata. Dimmi. Un gruppo potente. Che ha impedito in tutti questi anni di venire fuori, che ha coperto tutto questo scenario che sto dicendo io. La morte, i miei zii sono passati da tre ospedali a Firenze, sono passati da Pratolino, da Santa Maria e da Careggi. Ma questi zii perché sono stati, sarebbero stati avvelenati? Perché? Allora io non lo so, per di preciso non lo so. Io, ma dico, la mamma dice che questi, mio padre con mia zia avevano dei soldi. E per appropriarsi di questi soldi l'hanno fatti fuori tutti e tre. Questa è quella visione che mi hanno dato. Io c'è anche un altro, c'è anche un altro episodio che io anche andando a ricercare, tra tutti i cerchietti cavolo, ho fatto a scansioni, fotogramma per fotogramma, tutta la mia infanzia. Ho detto, allora tutto quello che ho visto è importante, è rilevante in questa storia. Allora io quando ero da lei, un giorno ero a dormire in camera della nonna. E sentì la Maria che parlava con un uomo. Allora lo zio partiva la mattina presto e tornava la sera tardi da lavorare, no? Che dice, cavolo, qui c'è, si è tornato lo zio. Sì, che massai scalzo e andai in cucina, e lei era nell'ingresso, e parlava con questa persona. Era una voce scura, una voce maschile. Io credo anche da lei ricollegata, anche in era. Allora lei, insomma, stava parlando con questa persona, ma stavano progettando di far venire. Allora dice, io sentivo proprio queste frasi: se gli venisse un tumore a un polmone, a tutte e due, e lei, ma come si fa? Ma c'è il giudice, c'è il dottore, ci aiuta. E io dice, ma che cazzo di là? Ma come si fa a far venire un tumore a una persona? Cioè, e io pensavo di tornare a letto. Io li prendi proprio assolutamente, ripetendoci, ma ecco cazzo, ecco di che parlava, quella bastarda, stava progettandoli, ne parlava così bellamente come fosse andava a vendere conigli, come parlava della partita di calcio, che ne so. Io credo che lì sia stato uno dei momenti che abbia progettato questa cosa, perché praticamente si sta parlando di maggio dell'80, mio zio è morto in agosto dell'80, il primo zio, il 6 agosto, mio padre il 23 dicembre, quell'altro zio il 19 gennaio, praticamente quei tre fratelli sono morti nel giro di 4 mesi, allora, nemmeno un'epidemia di peste potrebbe fare una cosa di sé. Poi due tumori così in successione in questa maniera, credo proprio una successione temporale in questa maniera,
non sia pazzesca. Penso proprio sia altamente improbabile. Diciamo sia altamente improbabile. Anche se mi hanno detto proprio i magistrati di Firenze: guarda, Luciano, qui ci sono due comuni, ci sono due cartelle linee, non possiamo fare niente. Come mi aveva anticipato Piero, mi disse, come mi diceva lo zio Piero: guarda, che qui ci sono due cartelle linee ineccepibili, non farete nulla, non puoi fare nulla. Andiamo da Paolo, se ci ascolta. Paolo. Sì, Fabio, ho ascoltato, anche se purtroppo la prima parte me la sono persa, nel senso che nella prima non sentivo nulla. Adesso sento un po' meglio, devo dire, anche se sempre disturbato, insomma. Allora, tanto comunque la storia la conoscevi. Perché è importante questo racconto? Perché è così importante, secondo te, questo racconto di Luciano? Questo racconto di Luciano è importantissimo perché, tra tutti i testimoni che si sono sentiti in tutti questi anni, penso per esempio a un blog, no, sul Mostro di Firenze, che raccoglie tutte le testimonianze di tutti quanti, con una serie di fatti assolutamente irrilevanti, con una serie di particolari che non contano nulla. La testimonianza di Luciano è importante perché dà una serie di particolari fondamentali per chi poi vuole approfondire. Per quanto riguarda me, te e il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, è una conferma di ciò che noi sapevamo da una fonte che è diretta. Per me è stato molto importante quando siamo incontrati con Luciano, anche perché ha confermato la bontà del mio lavoro e il fine del lavoro che ho fatto in questi anni, che abbiamo fatto anche con te, no, Fabio? Ascolta, Paolo, se posso intervenire, praticamente, perché io ho letto i tuoi libri, veramente io ti seguivo anche sul blog. Allora, le morti che tu hai descritto, io praticamente una per una l'ho viste tutte. Praticamente l'ho viste tutte nel mio familiare, il omicidio in ginocchio, cioè il suicidio con i piedi per terra. Ok? Non ci sono i testimoni di Chiara buttata dentro una macchina, e poi dopo c'è anche, io mi sono sempre chiesto, ma quale poteva essere il numero di minore? Lì aveva 30 anni, suo bambino 3 anni, 30 più 3, 33, mi sono sempre chiesto anche una cosa. Cioè, non mi volevo far suggestionare, però torna tutto quello che dicevi te, capito? Poi certo. Anche la tecnica della crisi respiratoria e poi l'avvelenamento dell'ospedale. Ah, sì. L'altro che è morto il suicidio in galera, con i piedi per terra. Cioè, praticamente nella famiglia ogni omicidio, ogni delitto che tu hai descritto, come omicidio massonico, cioè se ora te in questo momento l'hai definito omicidio massonico, però io credo che ci siano tecniche di servizi segreti, più corretto dire tecniche di eliminazione dei servizi segreti immediati. Io l'ho vista una per una. Cioè non è che l'ho vista, l'ho assistito ai miei familiari, perché la mia famiglia ha visto tutte queste tecniche che tu hai descritto in maniera precisa e puntuale. Io quando ho letto i suoi libri, quando ho detto la cosa, cavolo, ma è possibile che a Firenze nessuno abbia avuto la caratura intellettuale di occuparsi di una cosa? È possibile che Firenze, una città come Firenze, non ha espresso un intellettuale? Cioè, quasi uno si occupasse in maniera più approfondita di questa vicenda. Ma che c'è? Ci sono della ragione a Firenze? Ma è possibile? Capito? Doveva venire te da Viterbo, cioè te ti dovevi occupare della cosa, te che hai rischiato tutte le cose. Guarda, Luciano, erano altri tempi e all'epoca molti a Firenze sapevano determinate cose, però era pericolosissimo dirle. E poi negli anni si sono aggiunti sempre più elementi, si sono aggiunte tutta una serie di cose, c'è stato il processo che è stato fatto a Perugia da parte di Mignini, eccetera, quindi a un certo punto alcune cose, certo non tutti, ma alcune cose si potevano dire, quindi io le ho potute dire, nel senso che però erano appunto altri tempi, non stavo a Perugia, non stavo a Firenze, cioè, e ero un po' scollegato, no, da tutte queste cose. Ho avuto delle conferme ovviamente di quello che ho detto prima di pubblicarle, certe cose, ho fatto 10.000 riscontri da fonti
interne, diciamo, da persone che avevano collaborato alle indagini, persone che stavano a Firenze, eccetera, perché prima di pubblicare le cose che ho pubblicato e di dire le cose che ho detto, chiaramente non solo ci ho pensato 40 volte. Ma quante persone, Paolo, sanno a Firenze nell'ambiente della polizia, dei carabinieri? Quante persone sono in questa cosa? È possibile un tutore dell'ordine, un senta, uno che vive sempre nel rispetto della legge, non ci sia stato nessuno in questi anni? No, quelli che sapevano, quelli che sapevano, Luciano, non potevano parlare, perché un poliziotto, io per esempio ti faccio questo esempio pratico, a un certo punto ho parlato con dei poliziotti che mi hanno raccontato di aver fermato proprio Vigna all'indomani, cioè poche ore dopo un delitto, avevano fatto un posto di blocco, l'hanno fermato, l'hanno riconosciuto, chiaramente hanno detto: ah, dottore, lei, vada, l'avevano visto però preoccupato e sudato, soprattutto, è come se fosse... in ansia. Ma ora potrebbero farsi avanti anche loro. Aspetta, Luciano, fammi finire però. Sì, scusa. Ok, questi l'indomani poi hanno visto sul giornale, hanno letto di un delitto che c'era stato, e loro si sono accorti che l'avevano fermato a pochi chilometri dal luogo del delitto, a un'ora che era assolutamente compatibile con l'averlo commesso e tornare, perché era proprio a metà nottata. E quindi questi hanno capito che era lui, ma che potevano fare? Cioè, nel senso, un semplice poliziotto che può fare? Va a un giornale, ma i giornali poi avevano anche paura di pubblicare. Ricordiamoci che il principale giornale di Firenze era La Nazione, e chi faceva i pezzi sul mostro di Firenze era Mario Spezzi, no? Sì. Certo. Va bene, quindi, io non voglio sembrarti un facilone, non voglio fare discorsi faciloni, per l'amor di Dio, anche a te mi potresti dire: scusa, perché non ti sei fatto avanti, perché avanti prima, perché non hai capito prima, avevi la chiave per capire tutto, però insomma la mia è stata parecchia anche pubblicità, è stato anche doloroso capire certe cose dei miei familiari. Capito? Perché ho capito anche delle cose molto dolorose nei miei familiari, non so problemare questo, anche dal mio punto di vista, dalla mia prospettiva, è stato molto faticoso. E uno, sono rimasto vivo, che non è scontato nella mia posizione. E due, che ho anche affrontato tutta questa vicenda e l'ho metabolizzata, l'ho voluto capire, ho detto, a un certo punto mi sono detto, io voglio capire, voglio la verità, qualunque verità sia. Qualunque cosa sia, anche la più scomoda, anche la più terribile, la voglio sapere, non voglio verità di voi. Detto, voglio la verità. E per questo mi sono messo ad andare a cercare, mi sono messo ad andare a accusare, a soffiare i miei parenti, a accusare. Ho capito che allora faceva parte, era un lavoro che dovevo fare io personalmente. Non è stato semplice. Io ci sono riuscito ora. Sono riuscito a questa età qui. Cioè, sono riuscito dal 2006 in poi, ecco, da quando... cosa. E non so solo se sono riuscito a rimanere vivo. Per quello che riguarda l'istituzione di Firenze, adesso non c'è nessuno che ha voglia, perché io vado a Firenze e faccio queste cose, una cosa mi dicono: c'è, ma lei non sa che cosa ha voluto dire di dottor Viglia per Firenze. Ma non sto dicendo io che ha voluto dire, forse io ho visto tutta un'altra cosa. A parte, cioè, si sta parlando di una persona spiega poco, qui c'è un apparato potentissimo, qui c'è qualcosa che comprende i servizi segreti, che comprende una massoneria deviata, comprende, cioè, che un'organizzazione che prende forma in diverse ramificazioni, addirittura su un mio compagno di classe, era così ramificata che era trasversale a tante cose, alle forze dell'ordine, cioè non è una persona spiega poco, è un apparato potentissimo che ha impedito in maniera sistematica che venisse fuori la verità. Si è occupato di ripulire, di fare sparire i testimoni, di coprire dal punto di vista dell'informazione. Allora, è stato un apparato, tra virgolette, perfetto. Fino adesso è riuscito a coprire questa vicenda in una maniera che praticamente adesso una verità giudiziaria non ci sarà. Abbiamo una verità, vi sto raccontando delle cose, ma dovete credere, le persone sono morte e le parole hanno un valore, sicuramente sono parole, hanno un valore importante. Ecco, però questa vicenda, insomma, se vogliamo metterla vogliamo essere obiettivi, sono riuscito a coprirla, sono riuscito a mettere a punto il loro disegno. Luciano, scusami se ti ho interrotto, Paolo. Ah, Paolo, sì, volevi finire, Paolo. Scusami, Paolo, scusa se ti ho interrotto.
No, vabbè, non ti preoccupare, Luciano, capisco lo stato di ansia e di emotività che c'hai, e quindi vabbè, è chiaro Mi che. chiedo scusa, mi chiedo scusa, mi chiedo No, scusa, no, ma non è che figurati. Poi mi ci chiedo conosciamo scusa. personalmente, quindi no, non c'è Mi problema. dispiace, ora io mi rifò una fase di cose, di contugolino, del porto infamio, Volevo chiederti, Comunque, sì Paolo, finisci quello che pure, volevo sì. dire poi per finire è che c'era tutto un ambiente particolare, erano altri tempi poi, fino agli anni 90, non c'era internet e quindi chi anche era in C'erano possesso cellulari, di c'era, informazioni, cioè chi certo. andava, dove andava. Adesso c'è stata la possibilità, per esempio per noi, per Fabio con la radio, di fare delle cose indipendenti. E quindi a quel punto di fare un po' quello che ci pare, no? Però poi ci scontriamo comunque sempre con la gran massa che ancora non vuole credere a queste cose, perché in parte la maggior parte delle persone poi pensa prevalentemente agli affari suoi, quindi dice: ma perché devo andarmi a mettere nei guai? Questo diciamo è il 70%. E poi c'è la volontà di non vedere certe cose perché fa male, perché ti dovresti scardinare tutti gli schemi su cui si è basata la tua vita fino adesso. Infatti, al Forteto ti hanno detto: ma si rende conto quello che è il giudice Vigna per Firenze e anche per gli No, stessi perché? fiorentini, per le persone che stanno in questo ambiente. Rendersi conto, aprire gli occhi su queste cose è un dramma, anche perché se poi apri gli occhi su queste. Su quante cose collegate devi aprire gli occhi? Ti faccio un esempio. Esatto. Una volta che prendi atto di quello che era Vigna e del ruolo del Forteto, no, in questa vicenda, e poi devi anche aprire gli occhi su Renzi, perché Renzi ha nominato, dopo che tutte queste cose comunque erano già note, ha nominato Vigna, capo Sì, della sicurezza consigliere per la sicurezza. di Firenze. Certo, Io quindi quando li vidi capisci? sul giornale ho detto vai, Sì, che quindi belle quelli capisci si che è una hanno. cosa troppo grossa. Deve rimanere una cosa di nicchia. Per certi versi, per come va la società, è normale che sia così. Non dico giusto, ma normale sì, nel senso che non ci si può aspettare altro. Anche perché lo sai benissimo, poi in queste cose si rischia tanto, si rischia. Guarda, non solo la vita, che se Sì, uno è il sì. minimo, se ti ammazzano, finiscono tutti i problemi. No, è che va incontro proprio a un sacco di guai personali nella tua vita personale, nella tua vita lavorativa, per i familiari. È vero, questo è vero, questo è vero, l'ho riscontrato anch'io, perché praticamente a un certo punto, dopo la morte di Ilva, io mi sa che qualcuno aveva decretato la nostra morte civile, perché noi abbiamo trovato terra bruciata intorno, io ho perso il lavoro, abbiamo subito ogni genere di cose, cioè mi ha dato proprio la netta impressione che non soltanto ci volessero sentire con la morte i componenti della mia famiglia, ma anche proprio la nostra morte civile. Cioè non devi avere... Non, ti cancello, ti faccio perdere il lavoro, ti faccio perdere i mezzi di sostentamento, ti faccio con terra bruciata, capito? Metto su di te un marchio infamante, visto che mio padre era un guardone, ma quando mai? Ma che cazzo deve? Messero insieme delle cose veramente odiose. Mi sa proprio veramente che è Luciano, stato deciso. Prego. ti voglio chiedere, ho tre domande finali, ti chiedo di essere veloce così completiamo Prego, il quadro. prego. La prima domanda è questa: se a ritroso con la tua memoria hai collegato magari qualche strano movimento nelle date in cui si sono verificati i delitti, tornando indietro con la mente, ti ricordi o hai collegato che magari in qualche notte che c'è stato un duplice delitto, magari c'era qualche assenza in questa tua famiglia? Cioè, io ho dei forti sospetti su questo Andreaccio, perché allora, per quello riguarda il periodo dopo la morte di mio padre, il periodo 81, allora io glielo ho detto anche ai magistrati, allora mi sembra di aver letto che in uno dei delitti, di quei delitti di quell'anno lì, che praticamente il Lotti interviene dopo l'82, no? Dice, prima c'era dell'altra gente, prima dell'80, dal lavoro di Paolo abbiamo capito che c'era. Nel lasso dell'81 c'è stato due delitti, mi sembra. Allora, mi sembra aver sparato una persona molto bassa, alta 1,55, ed era questo che metteva a confusione, ma come una morte alta, una morte bassa? Questo mio parente è alto 1,55, messo a sparare. Io questi sono dubbi che glielo ho detti Ai a magistrati. magistrati. Sì, glielo ho detto, ma L'altra se...
Io ho dei forti sospetti, ho dei forti sospetti, sì. Perché dopo l'indagine, praticamente avrebbe anche una conseguenza temporale. Dopo questa indagine sarebbe che mi ha raccontato la mia mamma, mi ha raccontato la mia sorella, la cassetta dell'82, praticamente loro sono diventati, lui, la mia Maria e lo zio Antonio sono diventate due persone sotto, insomma, qualcuno poteva accorgersi di qualcosa dopo questa indagine. E sono state tolte, cioè mi sembra che tornerebbe, sono state tolte in mezzo, è stato rilusato altre persone come il Lotti, capito? Potrebbe avere una sua logicità, una sua conseguenzialità a questo ragionamento, capito? A me, io ho dei forti sospetti su di lui, okay. Su quell'anno lì, dopo la morte di mio padre, sull'81. Prego. No, ti chiedevo poi, perché vedo c'è un articolo, poi ce l'hai anche raccontato in privato, ma l'hai detto anche poi in queste dichiarazioni che hai fatto. Vedo qui c'è un articolo, ad esempio, della Nazione 2010 che titola, riportando un tuo virgolettato, Narducci era terrorizzato, volevano ucciderlo. Perché tu hai visto anche Narducci con questa tua zia, il medico di Perugia? Io l'ho visto, una volta, perché lui veramente, Narducci era il genero dello spagnolo, veramente lo spagnolo aveva una fabbrica alla Sambuca. E questa mia zia la abitava a 500 metri da questa fabbrica. Un giorno che ci aspettavamo a partire per Firenze, arrivò questa macchina bianca dietro a noi che ci raggiunse, stavamo per partire, e scese questa persona giovane. Ok, questa persona giovane, di bell'aspetto. La mia zia, quando vide questa persona, scese, si abbracciarono, baci, abbracci. E il mio pensiero fu, cavolo, ma che c'ha un amante dell'estate di suo figliolo? Perché il mio vicino, suo figliolo, mostravano quasi la solidità. Cavolo, ma che c'ha un amante giovane? C'era molta complicità fra loro. C'era molta complicità. Questa è stata la cosa. Non mi ricordo che tipo di macchina era una macchina chiara, però era proprio questo. Lui dopo quanto l'ho visto, l'ho visto delle foto, perché non è una prima foto, puoi vedere, deve vedere diverse. Capito? Ed erano diversi, ricollegare, cavolo, era lui. Poi quell'altro mio zio mi dice, tu sta a fare come mai? Mi dice, sto a fare la fine di quella trasimeno. Allora non usciva. Ma che Narducci era terrorizzato, come è venuto fuori? No, io questo qui come era terrorizzato non lo so. Io non l'ho detto. No, perché c'è questo c'è un articolo della Nazione. No, 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 ecco, non l'ho detto. Non l'hai detto, ok. No, hanno traviato qualcosa. Hanno traviato. No, ecco. Quindi tu hai visto solo questo bacio, questo colazione. Sì, ho visto solo questo abbraccio, questa complicità con la mia zia. E che anno era, sarà stato? Sempre l'80. Sta parlando di maggio, giugno, 80. Allora, sta parlando per l'arco temporale, aprile, maggio... scuole finivano a giugno, sia a fine maggio giugno. E questa sarebbe, allora, diciamo, la conferma che di queste relazioni, di questa zia, di questo gruppo, in cui c'era appunto personaggi altolocati come era Narducci, almeno altolocati, sì, perché i personaggi venivano da lei, non erano dei contadini, venivano questo che è il Faggi, insomma, con le sopracciglia molto, sì, marcate. Poi questo carabinieri, lei mi ha detto che veniva da Firenze, era in borghese, e poi io sono la ricevista Vigna. Perché io l'ho visto insieme, io ho un forte ricordo da averli visti insieme, infatti glielo dissi direttamente, ma lei conosce la mia zia. E lui ti fece cenno di stare zitto, insomma. Mi fece questo mi fece un verso per zitto. No, quello che mi chiedo è, tua sorella, e poi su questo chiudiamo, prego. Tua sorella, abbiamo detto che trova la morte nel 1993, no? Sono passati già diversi anni dall'ultimo duplice delitto attribuito al mostro di Firenze. Che pericolo poteva essere a distanza già di alcuni anni? Testimone, se ha partecipato, come ci ha detto, a questi festini, se praticamente lei ha, allora, tutto quel passaggio dall'indovino, tutte le persone sono passate dall'indovino, lei, il suo marito di quel tempo, il Vincenzo Limongi, hanno perso la vita. È qualcosa lì, il passaggio lì dall'indovino è qualcosa di veramente importante. L'indovino aveva un ruolo importante, ho capito.
Quindi secondo te in questi riti usavano i feticci dei delitti? Molto fare. Io questa è una cosa, guarda, per fortuna. Non per fortuna non ho avuto modo di notare. E il fatto che sia qui a raccontare queste cose penso sia garanzia che non le sai. Certo. Che non ho assistito. Se no, allora prima di tutto non avrei avuto nessuna remora a raccontarle assolutamente, e sarei andato a contatti alla morte violenta. Quindi, però, ma la sorella è entrata, cioè ti ha parlato che lei ha partecipato, ti ha detto che lei partecipava a questi riti e ti ha detto cosa avveniva in questi riti. Allora, lei si è aperta, soprattutto la Laura, che lei praticamente ha partecipato a questi festini insieme a nostri zii, insieme a questo. Altre persone di Firenze importanti ha descritto una cerimonia, si mettevano il cappuccio nero, poi bevevano il sangue si passavano un calice che si bevevano il sangue e facevano rapporti sessuali, ci sono stati anche dei bambini. Infatti io gli dico, ma come, perché mi ha fermato la poliziotta quando era lì a fare indagini, ma come, c'erano anche dei bambini? Dice sì. Cioè, mi sembra possibile. Infatti, per quello io a quella commissione forse ho detto, ma vedrai dove stanno le feste dei bambini. Ci vuole dei bambini che siano staccati alle famiglie, che siano in condizioni di inferiorità emotiva, insomma, persone, insomma, bambini che siano, diciamo, lasciati a se stessi, ecco, credo che abbiano in difficoltà, non credo che sia una famiglia strutturata possa lasciare andare i bambini per certe cose. Ecco, questo è riferito, comunque erano. Perché qua la missione Forchetta mi ha chiesto soltanto per quello riguardava inerente, poteva riguardare inerente la commissione Forchetta, cioè la vicenda del Forchetta. Ecco, io penso che potesse incastonare la nostra vicenda, il collegamento poteva essere quello. Luciano, io ti ringrazio molto perché non è stato, immagino, facile. Grazie. Se ho parlato veloce, delle emozioni mi sono passate avanti. Però vi sto raccontando delle cose e di delle persone che io ho conosciuto, ho voluto anche bene, con dolore ho scoperto qualcuno che erano personaggi estremamente negativi, mi hanno fatto tanta paura, c'è tante cose da mettere insieme. Se io ho sbagliato qualcosa, mi chiedo scusa. No, grazie, è un racconto. È una testimonianza. Spero di avervi dato una giusta esposizione. Assolutamente, grazie Luciano, testimonianza importantissima. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Bene, grazie anche a te Paolo che sei stato con noi, ma tra poco ritornerai per la quota libera, più tardi. Grazie Paolo. Ok, a dopo. Ciao. A dopo, ciao. Tra poco invece sarà con noi, siamo pronti a voltare pagina, ovviamente è una testimonianza che conferma alcuni scenari del mosso, del gruppo, delle persone altolocate, della parte, diciamo, rituale, via dicendo, da una persona che ha dichiarato, assumendosene tutte le responsabilità di queste dichiarazioni, l'ha dichiarato ai magistrati, tra cui anche a Perugia, e un magistrato a me ha detto privatamente che, insomma, secondo lui è una persona, Luciano Maltesa, una persona sincera e attendibile. Andavano, ovviamente, l'ha detto alla commissione d'inchiesta della regione toscana Forteto, ovviamente di tutto questo riportato quasi zero anche nei mezzi di informazione, e quindi chissà che non sia la volta buona per riascoltarlo e magari, per quello che si può fare oggi, tessere, no, almeno un barlume di ulteriore verità su questa pagina sanguinaria italiana, e che ha avuto e vive tutt'oggi probabilmente tentativi di depistaggi, di offuscare, no, questi brandelli di possibile verità.